Gallo, poi in promozione Canale Monterano Luis 2-0 al 65esimo Leonardi, Cerveteri Fregene Maccarese 1-2 in questo momento, accorciato le distanze tre Bisondi al minuto 66. Nel girone C invece 2-2 tra Bensizza e Sabaudia, proprio poco fa segnato il 2-1 la squadra ospite, è riuscita a pervenire al pareggio, così come il Centro Sportivo Primavera che ha pareggiato 1-1, ha realizzato 1-1 dopo il gol di Spaziani per il Santa Maria delle Mole, 1-1 anche tra Palocco e Pian Due Torri, 0-0 invece tra Cinzia e Anzio, ce la sta raccontando Marco Palumbo, da cui andiamo. Mi ha segnalato in privato che l'Anzio dal 13esimo minuto del secondo tempo è in 10 per l'espulsione di Bucino, e adesso vediamo se c'è stata qualche altra occasione da gol. Ricordiamo un primo tempo abbastanza noioso per come ce l'ha raccontato il nostro Marco Palumbo, privo di grandissime occasioni. Quattresima all'Abbatini di Genzano, la partita è un po' cambiata rispetto a un primo tempo veramente anonimo da parte di entrambe le squadre. Dal 13esimo del primo tempo infatti è stato espulso Bucino per dell'Anzio, reo di aver commentato un po' sopra le righe una decisione del direttore di gara. Un attimo prima c'era stata una traversa di Silvagni, l'unica vera azione della gara bisogna dire, a Rizzaro battuto, poi la palla tornava in campo, ci riprovava Ceccarelli, il tiro veniva deviato, era chiaro il calcio d'angolo, la decisione del direttore di gara. Bucino protestava vivacemente e veniva espulso con un rosso diretto. A quel punto uno pensa, diceva adesso Cinzia in superiorità numerica. Un'altra azione successiva sempre del solito Ceccarelli che tiene un po' sulle spine l'Anzio, e poi nonostante l'inferiorità numerica l'Anzio non pare giocare con il giocatore in meno, e un paio di minuti fa c'è andato vicino al gol del vantaggio la compagine tirrenica. C'è da dire che 10 minuti dopo l'espulsione di Bucino l'arbitro ne ha fatta una piuttosto grossa, fallo su Fortuna, il giocatore del Cinzia che è subentrato nei secondi 45 minuti, francamente non capiamo perché mister Franceschini non lo schieri dal primo minuto. Fatto sta che un fallo su Fortuna commesso dal numero 10 Murasto, vedeva il direttore di gara Bernardini ammonire il numero 6 De Iori, che non era ammonito mentre Murasto lo era, e subito la decisione del tecnico Anziate che sostituiva il giocatore ammonito e che in realtà avrebbe meritato la seconda ammonizione. Questo avrebbe permesso al Cinzia di giocare addirittura con la doppia superiorità numerica, così non è stato, non credo che avrà degli strascichi questa cosa, perché diciamo che qui ormai siamo trasdetti ai lavori sui campi di eccellenza. Ora il Lanzio si rifà pericoloso dalle parti del portiere Castellano, che però broglia la matassa. Seguiamo questa azione, il Cinzia non riesce a mordere nonostante la superiorità numerica, e ora ancora Fortuna che è l'unico che fa movimento, lì che ha riavvivato la partita, sua l'azione che ha portato Silvagni a colpire la traversa, ci sono state un paio di minuti più tardi un po' di proteste da parte dei castellani per un presunto fallo proprio sullo stesso Fortuna. Un Cinzia migliore, ma un Cinzia che nonostante la superiorità numerica rischia comunque. Sono 37 minuti di gioco nel corso della ripresa, un punto che serve proprio ai castellani, visti anche gli altri risultati che diciamo tutto sommato potevano in caso di vittoria dare una mano alla non facile situazione di classifica di mister Franceschini, e invece è sempre dal penultimo posto, allunga l'altra compagine castellana, l'altra compagine genzanese che sta vincendo a Roma contro la Vigor, e quindi almeno per il momento, e quindi 39 minuti di gioco nel corso della ripresa, è sempre 0-0 con sempre il Lanzio dalle parti dell'estremo difensore Castellano Sciarra. Ti ricedo la linea, Paolo. Grazie a Marco Palumbo, ci abbiamo verso la fine delle gare delle ore 11 in eccellenza e promozione, e noi proprio in promozione facciamo un piccolo salto per andare a sentire Maglio Vignola. Prima
Dovrebbe essere arrivato il sesto gol del Montespaccato, da confermare. Allora marcatore Tariuk. Allora facciamo così, noi sentiamo subito Alessandro Bastianelli, vediamo per avere se una conferma. Vediamo se appunto può confermarci il sesto gol del Montespaccato, poi Maglio Vignola e poi la finale con l'Eccellenza. Vai Alessandro. Sì. Vai Alessandro. Sì, è arrivato anche il sesto gol del Monte Spaccato, l'ha segnato Florin Tariuk, ancora una volta c'è lo zampino di Andrea De Marco che era entrato in area di rigore dalla sinistra, ha messo il pallone dentro, non c'è arrivato la corrente da dietro e poi è arrivato il gol di Tariuk che invece da dietro si è inserito, ha fatto 6-1, 5 assist per Andrea De Marco, insomma beato chi ce l'ha al fantacalcio, potremmo dire, davvero una prestazione sontuosa per l'ex Boreale Redom Monterotondo che quest'oggi è stato assolutamente decisivo con il suo lavoro in fase di rifinitura verso i compagni, ne ha giovato soprattutto Diego Gambale, autore di un poker davvero di ottima fattura, tutti gol belli, quelli del numero 9, tutti assist precisi, quelli del numero 17 Andrea De Marco che poi ha ricambiato il favore anche a Florin Tariuk, proprio lui aveva sbloccato la gara nel primo tempo al minuto numero 12, partita che ancora ben poco da dire, ne aveva prima, ce l'ha ancora di più adesso, ha fatto tanti cambi, mister Manuele Mancini, sono entrati Caldarelli, Leonardi, tanti calciatori, Ferruzzi che hanno messo piede nel terreno di gioco, ma non sono cambiate le cose per la squadra di casa che ha avuto un più che un blackout, ha avuto fatto più tassi, fa un salvataggio con la testa sul tiro dalla tre quarti di Laurenti che ha provato a pescarlo fuori area, una scena buffa che però ha visto praticamente protagonista il numero 23 che arretrando ha stoppato con la testa il pallone lanciato da Laurenti. Dicevamo un'Ottavia che nel primo tempo non era entrata in campo male, anzi ha giocato un buon primo tempo molto aggressiva, ha subito due gol ma poi ci ha provato in un paio di occasioni e ha preso anche la traversa con Tisei sugli sviluppi di un calcio di punizione su assist di Laurenti. Ecco, forse quella è stata un po' la sliding door della partita della squadra di casa che invece di andare sul 2-1 nel secondo tempo ha preso anche il 3-0, poi il calcio di rigore che a molti è apparso inesistente, anche se prima ce n'era forse uno più evidente su Tisei, il calcio di rigore aveva un attimo riaperto le speranze per l'Ottavia che però scoprendosi si è sostanzialmente prestata il fianco alle scorribande ai contropiedi del Montespaccato che quando gioca in campo aperto in velocità con De Marco e Gambale fa davvero paura. Il primo è molto bravo a inserirsi e a liberarsi, praticamente sempre smarcato il numero 17, mentre il numero 9 è stato eccezionale nell'attaccare primo e secondo palo in occasione degli assist ricevuti da De Marco, ma davvero mister Mancini deve lavorare meglio sulle marcature difensive perché De Marco sostanzialmente ha vissuto di una libertà totale quest'oggi, i frutti sono evidenti sul cartellino perché delle 6 reti una è stata firmata proprio da lui mentre le altre 5 sono frutto di assist del numero 17 quest'oggi, assolutamente il migliore in campo insieme a Diego Gambale. Intanto ancora Montespaccato cerca il settimo, la squadra di mister Ferrazzoli con i minuti sono in questo momento 44, si sta per andare nel recupero, recupera palla invece a centrocampo con la Santi, è entrato lui insieme a De Dominicis a dare una forte ai compagni in questo finale di partita, tanti cambi anche di mister Ferrazzoli che ha scelto nel secondo tempo Proietti, Belardo, De Dominicis e con la Santi per dare il cambio ai giocatori del primo tempo. Ancora Montespaccato che attacca sulla destra, pallone lato corto dell'area sinistra con la Santi, le sue finte sul numero 13 Ferruzzi che non abbocca, è bravo e mette la sfera fuori, si chiama un altro minuto di partita, siamo molto vicini alla fine, anzi niente recupero, finisce 6-1 qui al Vivo Di Marco di Via delle Canossiane, quartiere Ottavia, la squadra di casa perde 1-6 contro il Montespaccato che ora attende il risultato di Monterotondo Scalo, mentre adesso scintille in campo, vanno in due a dividere Tassi e Scornacchia. Peccato perché sembra tranquillo il finale di partita, però le scintille fra questi due giocatori rischiano di rovinare tutto. Dicevamo una vittoria sontuosa quella del Montespaccato che dopo un primo tempo combattuto la ripresa si è sfogata, ha vinto per 6-1. Adesso attendiamo gli sviluppi della gara dell'Olindo Galli di Tivoli tra Tivoli e Real Monterotondo Scalo. Vedremo se una delle due squadre riuscirà a vincere e quindi a tenere il passo del Montespaccato che in caso di pareggio sarebbe prima in classifica. Vengono a esultare sotto la tribuna del Vivo Di Marco i ragazzi di Ferrazzoli
sorridenti e nato ben d'onde vista la grande prestazione che hanno offerto quest'oggi, applauditissimi dai propri tifosi, i ragazzi in maglia blues, ma un bravo va fatto anche a mister Ferrazzoli, che dopo una prima parte di stagione attraversata dalle difficoltà che tutte le grandi squadre vivono quando vengono assemblate in questa parte, seconda parte di campionato, sta riuscendo a dare una grandissima mentalità ai propri ragazzi che adesso volano a vele spiegate verso la Serie D. Qui dal Lipo Di Marco, Alessandro Bastianelli vi augura un buon proseguimento di questa domenica di inizio febbraio e vi dà appuntamento alla prossima giornata del campionato di eccellenza sempre su Radio Roma Futura. Grazie ad Alessandro Bastianelli, secondo fine di giornata che ce lo comunica Alessandro Natali, Casal Barriera 1, Atletico Lodigiani 0, al 43esimo il gol di Costantini. Variazione di punteggio importante in eccellenza, al 76esimo Palestrina 0, Audace 1. In promozione invece Indomita Pomezia 1, V3 Roma Team 1, e adesso andiamo a sentire il gol del Palestrina, Maglio Vignola. Vai Maglio. Paolo, mi senti? Sì, vai. Quarto turno di gioco qui a Campus, partita incandescente, pareggio dell'Indomita dopo 12 minuti di questo secondo tempo. Aiello nel secondo tempo ha lanciato il bomber Cristofari e il suo calibro si sta vedendo in questo inizio ripresa. Lui, bello, il lancio a rete per Mariani che sul filo del fuorigioco ha scavalcato l'estremo difensore della V3 Roma Team, che è il portiere ospite, e ha depositato il pallone in rete dove Fasolino non è potuto arrivare, quindi pareggio a mio modesto avviso meritato per la formazione dell'Indomita, che nel finale di primo tempo ha passato in due occasioni il pareggio. Era stato bravo il portiere della Buio Trenoma Team a salvare il risultato, e nella ripresa al dodicesimo è arrivato il pareggio della squadra di casa. Si riprenderà con un calcio d'angolo per la formazione di casa che sta cercando di venire avanti. Si scaldano anche gli animi in tribuna, però tutto corretto sia in campo che sugli spalti. Calcio d'angolo per la formazione dei padroni di casa con un colpo di testa ravvicinato di Angelelli. Il pallone finisce fra le braccia del portiere ospite, esattamente Pasolino. Si riprenderà quindi con una rimessa da fondo campo, subito battuta dall'estremo difensore della V3 Roma Team. E in possesso palla adesso la squadra di casa, che amministra bene un pallone con il numero 7, esattamente Oliva viene messo giù. Si riprenderà con un calcio di punizione per la punizione della V3 Roma Team, fra le proteste del pubblico di casa. Si riprenderà con la V3 Roma Team con numero Azzawi, che serve il pallone al numero 11, esattamente Troccoli, fallo sul numero 11 della V3 Roma Team. Si riprenderà con un calcio di punizione. Siamo a circa 34-35 metri dalla porta difesa dal portiere di casa, che è Andrea Fentagrossi. Calcio di punizione per la V3 Roma Team, che si è fatta quindi pareggiare l'incontro dopo 12 minuti del secondo tempo, dopo un primo tempo giocato comunque con caperbietà e intelligenza, soffrendo solamente nel finale di primo tempo. Calcio di punizione per la formazione ospite, andrà la battuta proprio Matteo Troccoli, l'autore del gol dell'1-0 per la squadra del direttore generale Remo Diana. Calcio di punizione per la formazione ospite, ancora qualche istante, punizione di Matteo Troccoli, il pallone in mezzo, attraversa tutta la rigore, ci arriva come un falco Fantegrossi e la serve subito in campo al numero 18, proprio Cristofori, attenzione, attaccante che tanto bene fece lo scorso anno in prima categoria, viene anticipato da un difensore avversario. Non c'è un attimo di pausa qui al Campus, partita bellissima per queste due formazioni, prima contro quarta, l'avevamo detto già all'inizio di Radio Cronaca, due formazioni costruite per vincere. La V3 Roma Team vuole mantenere in vetta la sua classifica, dove vede 16 vittorie consecutive fino a questo momento, e ancora la V3, attenzione in avanti con Troccoli, un giocatore tutto fare, difende ancora, passa il pallone proprio al fratello Mirko, però finisce in un po' di posizione di fuori gioco, quindi si riprenderà con un calcio di punizione per l'Indomita, quando i minuti, cari amici degli ascoltatori, sono 22 sul mio cronometro. Indomita 1, V3 Roma Team 1, linea allo studio. Grazie a Maglio Vignola, 3 gol nel finale, Aranova Monticimini 3-4 al 90esimo Cedeno, Corneto Boreale 3-1 all'88esimo Giulietti, al 90esimo Monteforte, nel girone A di promozione Grifone Gialloverde Tolfa 1-2, al 90esimo la doppietta di Trincia che per ora premia gli ospiti, gol importante anche a Gaeta insieme a Osonia 1-3, all'85esimo il gol di Monaco, e noi andiamo subito da Erasmo Lombardi per farci raccontare quello
che a questo punto penso sia il gol della vittoria definitiva per l'Insieme Osonia, che tornerebbe quindi al successo dopo 6 pareggi consecutivi. La palla in fallo laterale a favore del...